È partita allora la prima serie e noi ripartiamo dal 4:42:37 di Ilaria Dario, che è in testa alla classifica provvisoria. In questa prova sono due le atlete straniere, la Pogačnik in corsia numero 5, la Bojnić in corsia 6. Nelle corsie centrali Rico e Zaminato per i colori del Plentin Veneto in corsia 3 e 4, poi a difendere i colori di casa le due atlete Maxan in 1 e Vettoretti in 2, targate Veneto Banca Montebelluna. Primo passaggio a cura di Aurora Rico 30,85, Barbara Vettoretti di vicina 30,97, segue a soli 12 centesimi, poi Giorgia Zaminato 31,29. Imagine there's no heaven. Gruppo ancora compatto nei primi 100 metri di gara, prova ad inserirsi la Vettoretti con Aurora Rigo ancora al comando, 1:04:69. Vettoretti che si avvicina a soli 2 centesimi, 1:04:71 e poi da Zaminato 1:05:44. Tutte atlete classe 1998, quelle in acqua. Abbiamo ricordato in presentazione Aurora Rigo, è stata bronzo ai campionati italiani giovanili a Riccione nella primavera del 2011. In questa gara aveva nuotato 4:30:24. Rigo su Vettoretti 1:39:26, 1:39:48, separate da 22 centesimi di secondo, con la Zaminato che ancora naviga in terza posizione 1:41:47. Il primato della manifestazione dei Diletta Carli, stabilito nell'edizione del 2010, tempo davvero interessante 4:27:12. Il primato regionale è venuto da Teresa Soldati 4:21:46. 2:13:99, Aurora Rigo con la Vettoretti ancora una manciata di centesimi, 13 per la precisione al passaggio dei 200 metri, 2:14:12, poi Giorgia Zaminato 2:17:57. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Aurora Rigo prova a cambiare marcia dopo la virata dei 200 metri, 2:48:59 per lei, Vettoretti 2:49:16, ha incrementato leggermente il vantaggio la Rigo sulla Vettoretti con la Zaminato che resiste in terza posizione. Primato italiano che rappresenta la miglior prestazione italiana, stato notato da Diletta Carli nell'edizione 2010 dei campionati italiani giovanili di Riccione, 4:13:11. Tre quarti di gara con Aurora Rigo ancora avanti, 3:23:08, la Vettoretti a 1:01:81, ha ceduto qualcosa in questa terza parte di gara, 3:24:89, Zaminato in 3:29:76. La Dario aveva virato in 3:30:26 ai 300 metri, quindi un testa a testa virtuale tra la Zaminato che è in terza posizione e la Dario che ha vinto la serie numero 2, la serie precedente. 350 metri di gara, siamo alle due vasche conclusive con Aurora Rigo che se n'è andata via, la Vettoretti che rimane salda in seconda posizione, la Zaminato ancora in terza posizione, 4:06:69 di passaggio, 4:06:37 per la Zaminato di passaggio. In questa parte la Dario aveva virato in 4:06:69. Allora siamo all'assegnazione della prima vittoria di questo 16° Memorial Chiara Giavi, che va ad Aurora Rigo per i colori del Plentin Veneto. Vince lei 400 stile libero ragazze, Barbara Vettoretti è seconda in 4:35:93 e poi il 4:42:16 porta la Zaminato alla terza posizione proprio davanti a Ilaria Dario, 4:42:37 per vincere la serie 2. Naturalmente i risultati sono ancora ufficiosi, la vittoria